se tu dovessi identificare le tappe fondamentali di questa mm-hmm. carriera che è ricca di successo, ecco, quali tappe identificheresti? Visto che la domanda è quella, ti direi che una delle tappe fondamentali è proprio quella, cioè quella del Tirreno, 15 anni, ma non tanto da un punto di vista stilistico o diciamo così della qualità artistica di quello che facevo o non facevo, ma perché è stata una scuola fondamentale, perché a 15 anni, se non altro, ho avuto la faccia tosta, diciamo, come il di dietro, di andare con la mia cartellina all'allora sede del Tirreno, che non è più lì, era proprio in piazza San Michele a Lucca, a far vedere i miei lavori, a dire posso pubblicare. E a 15 anni comunque è stata una... Io devo dire che non mi ha mai creato una grande, diciamo così, agitazione o una grande aspettativa o una grande ansia il fatto di andare a far vedere i miei lavori e chiedere che potessero essere pubblicati. Fatto sta che iniziai a pubblicare, quindi questa, se mi chiedi, diciamo tre tappe fondamentali, quella ce la devo mettere per forza, perché è una sorta di Big Bang personale, no? Di quello che poi è successo dopo con la mia carriera. Capire che le tue tavole potevano essere realmente... Esatto, e che non erano miti, come dicevamo, ma erano disegnate e potevano appunto arrivare sulle pagine dei quotidiani piuttosto che delle riviste e così via. Dunque, la seconda non è facile, perché essendo successe così tante cose tutte insieme, poi io direi, però, guarda, devo dare atto a Pavesio, Vittorio Pavesio di Torino, che è la casa editrice italiana che per prima mi ha pubblicato, non solo in Italia, ma in Italia, in Francia, anche in qualche altro paese europeo, ovviamente con tirature che niente hanno a che vedere con le tirature mastodontiche, mostruose, che sarebbero venute dopo con la Marvel. Però lui mi dette molta fiducia e soprattutto io andai a proporgli due o tre cose, quindi questa storia di Ego Sum e la... The Art of Simone Bianchi, quindi una raccolta illustrazione, e lui mi disse sì a tutto. E quindi devo dire che il fatto di iniziare a avere i miei lavori pubblicati proprio su carta, distribuiti nelle librerie, eccetera, eccetera, ha comunque rappresentato un passo importante. Devo dire che un passo in negativo, che però è stato altrettanto importante, anzi forse ancora più importante, quando alla Bonelli, invece, con cui ancora oggi c'è un rapporto comunque di grande amicizia, collaborazione, lavoriamo eccetera eccetera, però mi fecero fuori proprio detto... No, mi fecero fuori, nel senso che stavo facendo le prove per Brandon, che all'epoca stava per uscire, sarebbe dovuto essere il numero 3, La Luna Nera, che poi è stato disegnato da Massimo Rotundo, però queste tavole non andavano bene, erano troppo file americane, ero in effetti molto lento, secondo me il fatto di essere così lento ci è incastrato molto, però quel fatto, quella grande delusione professionale, anche umana da un certo punto di vista, mi ha dato poi grande forza, del tipo ah sì, mo vi faccio vedere io che siete voi che non ci avete capito una mazza. E in effetti poi nel 2005 hai vinto lo Yellow Kid, quindi sì, in realtà lo Yellow Kid è una storia fantascientifica. Esatto, allora lo Yellow Kid, non, guarda, neanche a farla apposta, non c'è, proprio l'ho talmente rimosso, come hai visto poco fa, che probabilmente non ce l'avrei messo. Lo Yellow Kid comunque rimane a tutt'oggi, era allora ancora di più, anche quando l'ho vinto io, veramente il premio dei premi in Europa almeno. Però lo vinsi non per i lavori della Marvel, ma per il lavoro appunto di Ego Sum, prodotto dalla Vittorio Pavese Production, e soprattutto incredibilmente non l'ho vinto come illustratore e pittore, ma come autore completo, cioè l'unica cosa che in realtà ho scritto e disegnato mi ha fatto vincere questo premio così immeritatamente, vergognosamente. Ma no, devo dire che invece è stata una soddisfazione, e ora ti confesso che ho in testa proprio col coltello fra i denti un'altra idea,
perché poi l'altro vero grande premio internazionale che è l'Oscar del fumetto non è lo Yellow Kid, ma sebbene che l'Eisner Award a San Diego, io c'ho una c'ho un'idea su come potrei con le grinfie, le unghie su, no, poterci arrivare proprio su, proprio attraverso questa storia che sto disegnando e che hai qui sotto, di cui qui sotto hai proprio i primi layout, però non diciamo nulla. Poi la terza, diciamo un terzo avvenimento fondamentale è quando mi sono preso le carabattole, le valigie proprio da immigrato, come racconto in un'intervista, infatti mi sono strarotto le balle anche io di raccontarlo tutte le volte, ma ormai lo devo fare, è giusto, perché comunque quella veramente è stata la svolta. Sono stato a New York e sono andato a bussare proprio fisicamente prima alla DC, fatto sta che è la prima casa editrice per cui ho lavorato, la DC Comics, perché all'epoca la DC Comics era ancora a New York, laddove ora non sono più a New York, sono in California, Burbank, e poi alla Marvel. E devo dire che poi alla fine, in quell'anno lì, nel 2004, tornando qui nella mia adorata Toscana, e in quel caso lì... tra le altre cose mi stava mancando proprio l'odore della terra, come tutti noi, cioè c'ho proprio un attaccamento alla terra quasi da contadino. Quando tornai qui, in effetti sia la Marvel che la DC però alla fine mi avevano dato il là per poter iniziare a lavorare sia con gli uni che con gli altri, però prima ho iniziato con la DC. Quello sì, veramente. Cioè, se proprio andando alla sintesi massima, tu mi avessi chiesto dimmi un avvenimento, ti avrei detto questo. 2006. No, questo era il 2004. Era il 2004. Con la Marvel inizia nel 2006 il contratto. Bravissimo, bravissimo. E nel 2004 inizio con la DC. Il 2006 inizia per la prima volta il contratto di esclusiva. No, faccio questa espressione un po' spaventosa, perché poi io alla fine, dal 2006 al 2018, sono rimasto con loro in esclusiva 12 anni, e 12 anni sono tanti, perché cioè loro l'esclusiva vuol dire va bene, viene anche pagato di più rispetto a chi non è in esclusiva, però ovviamente c'è anche molto più responsabilità e soprattutto la maledetta parola che ho imparato, deadline, cioè la scadenza, le scadenze, perché ovviamente devi comunque garantire un tot di lavori, anche se professionalmente però ti fa bene, perché poi tante volte, questo sì che è importante, cioè le cose devono uscire, capito? Cioè fai e esci, cioè fai e manda fuori, manda nel mondo, perché anche se ci sono degli errori, delle cose che te ancora coscientemente, proprio consapevolmente, ti rendi conto che non funzionano, aggiusterai e migliorerai al lavoro dopo. E per me questa è la filosofia giusta che ho imparato poi da Sam Abbinanti, che è l'agente di Alex Ross, e da Alex stesso quelle due volte che l'ho incontrato. Ho letto una cosa sconvolgente su Pablo Picasso poco tempo fa, di un numero di opere che mi vergogno a dire perché non me lo ricordo esattamente, ma parliamo di decine di migliaia di opere nell'arco di una vita, e che poi però giustamente nella storia delle arti, diciamo, ne ha estrapolate e ne racconta e ne dà valore a un numero ridotto. Però per arrivare a quel numero ridotto c'è stato bisogno anche da parte del genio di tutti i geni dell'arte, della pittura, una produzione sconfinata. Lo stesso Van Gogh, insomma, no? Hai toccato due argomenti decisivi. Tra questi è il rapporto con il cinema, no? I tagli cinematografici, anche che nelle tue immagini utilizzi, anche per enfatizzare le dinamiche tra i personaggi, e dall'altro il rapporto con la tradizione, sia pittorica che relativa alla storia del fumetto. È un rapporto in continuo divenire, no? Mi sembra di poter dire. Allora, sì. Il rapporto con la tradizione classica da toscani, lo dico sempre, anche questa cosa qui la ripeto sempre, ce lo abbiamo per forza di cosa, tanto quanto mangiamo la sci, quanto parliamo, no?
nel senso che ci viviamo nel mezzo alle opere d'arte e le assorbiamo senza neanche bisogno di avere poi uno studio consapevole o cosciente. Se hai un minimo di sensibilità ti entrano dentro le vene per osmosi proprio, mentre cammini. Se ti fai una passeggiata a Lucca, a Livorno, a Firenze o Pisa, praticamente Firenze, poi Siena, Arezzo è bellissima, ora veramente, ora a parte gli scherzi, ma anche in Piazza dei Miracoli, se stai un pomeriggio in Piazza dei Miracoli, te torni a disegnare e hai senza ombra di dubbio un'idea di armonia, ma anche se tu fossi un musicista, secondo me, capito? Proprio il fatto di immergerti nel bello ti naturalmente ti migliora, capito? Non c'è neanche bisogno, quindi da questo punto di vista viene da solo. È chiaro, poi ho fatto il liceo artistico, ho studiato, cioè io la mia aula di scenografia dava sopra la galleria dove dentro c'era il David di Michelangelo, io, cioè, capisci che partiamo già con un vantaggino non da poco. Qual è la funzione che associ a delle citazioni che ogni tanto inserisci nelle tue opere? Cioè, ad esempio, in mostra è possibile riscontrare il riferimento all'Ofelia di John Everett Millais nell'Electra, oppure sì, nella tavola, in una delle tavole dedicate a Batman, vediamo la citazione della creazione di Adamo di, sì, Michelangelo, con sullo sfondo la figura di Joker che invece richiama la testa della Medusa. Esatto. No? Mm. E questo poi apre a un secondo versante sul quale vorrei tornare dopo, cioè questa mitologia moderna. Però limitandoci al reimpiego della pittura, della tradizione, dell'iconografia, com'è che scegli i tuoi riferimenti? L'Ofelia penso che sia uno dei miei, insieme al Naufragio della Speranza, che infatti ho citato nell'ultima pagina di Thanos Rising di Friedrich, Caspar von Friedrich, uno dei miei, uno dei miei 10 dipinti preferiti della storia dell'arte. Quindi in realtà posso dirti ovviamente la stessa cosa anche per la creazione di Adamo ed Eva, ma è abbastanza scontato. Quindi fondamentalmente le ho scelti solo in base al gusto, nel senso a cosa quei dipinti mi hanno sempre ispirato o perché mi hanno mosso, no? Sempre determinati... mi hanno toccato determinate corde e quindi è solo fra virgolette un fatto di gusto, direi. Nel caso dell'Ofelia i preraffaelliti devo dire che in generale proprio come movimento, un po' come i secessionisti viennesi, le ritengo i due movimenti più importanti da un punto di vista della cultura della pittura e dell'immagine proprio, cioè proprio della cultura dell'immagine dell'intera storia dell'arte, insieme magari, sì, lasciamo stare noi italiani che siamo proprio su un altro pianeta, su un altro podio proprio, noi facciamo, abbiamo sempre fatto un altro sport, però insieme ovviamente anche agli olandesi, alla grande pittura fiamminga, quindi capisci, cioè, fra le altre cose, tornando su questa cosa qui dei fiamminghi, l'ultima volta che sono stato al Metropolitan Museum a New York me lo sono girato tutto da solo, che è il modo migliore di girare un museo, secondo me almeno non c'è scassature di scatole. E devo dire che per la prima volta mi sono reso conto che le stanze in cui ho passato più tempo e da cui ho avuto più libidine professionalmente erano proprio fiamminghi, pur non avendo una conoscenza così approfondita, però sono le opere che mi hanno, probabilmente perché in qualche modo hanno comunque anche un'attinenza a quello che considero il più grande, come tutti lo consideriamo, cioè il più grande genio della storia della pittura dell'umanità, che è Caravaggio. E... Caravaggio l'ha nominato, immagino, per il forte gioco chiaroscurale che impieghi nei volti dei ritratti. Sì. Allora, sì. Però ti devo dire che sta diventando un peso questa cosa qui, perché mi rendo conto che
quel tipo di drammatizzazione che avviene proprio non esclusivamente, ma all'80% proprio per l'utilizzo o il non utilizzo della luce, sarebbe meglio dire, temo che a volte sia, per me parlo ovviamente per il mio lavoro, un piccolo limite, laddove vorrei invece essere in grado di schiarire di più e di ottenere, malgrado una gamma di colori, una palette di colori e di toni, soprattutto, no? Di chiaroscuri più leggera, comunque lo stesso senso di gravosità, di impellenza, di drammaticità. È un'operazione molto difficile. Ti faccio un nome: Esa Dribic. L'uomo che è più distante dal suo lavoro, dalla sua opera, dell'universo, in senso che è questo orso immenso che sembra una bestia veramente uscita dalle caverne, che però ha una sensibilità pittorica incredibile, riesce in questo. Nel senso, riesce spesso, non utilizzando questi contrasti o comunque proprio questo senso di scuro, questo senso di, ecco, esce la forma, esce dall'oscurità, ma la forma esce comunque da dei colori più pastelli e da colori soprattutto più chiari, e malgrado questo il risultato finale emotivo proprio dell'opera, del dipinto, rimane assolutamente intatto e anzi forse in alcuni casi ancora più drammatico o enfatico, o in qualche modo è, come potrei spiegarti, è compiuto, ecco. Perché le tue tavole sono sempre connotate da questa grande attenzione al dettaglio e anche da, sì, una pulizia atmosferica, direi, che circola nel colore. Mi stavi facendo vedere prima invece delle prove diverse, sì, che sembrano segnare un nuovo percorso. Mi fa piacere che tu me lo chieda. Sì, allora, è inevitabile che, avendo iniziato a 15 anni a disegnare fumetti, e quindi bianco e nero, e quindi l'unico modo di visualizzare le forme sul foglio e di staccare i piani e i personaggi sul foglio sono esclusivamente uno 0 e un 1, che sono il bianco e il nero, facendo un termine, un paragone digitale, è chiaro che mi porto dietro questo bagaglio grafico da tutta la vita, che ancora a volte, a oggi, leggermente mi pesa. Ti stavo facendo vedere questa tela di un Conan che ho disegnato in realtà in digitale sulla mia tavoletta, un disegno di, siccome c'è il time lapse sulla tavoletta, quindi so quanto è durato quel disegno, è durato 14 minuti, che è veramente niente. Avevo solo bisogno di una visualizzazione, di un'idea, di un movimento. Una volta che l'ho disegnato, era un sabato notte, ero qui e io spesso spesso la sera, invece che stare alla televisione, dico, dopo che lavoravo tutto il giorno, che faccio per distrarmi? Torno su e mi rimetto a disegnare e a dipingere, perché rimane comunque la cosa che faccio più volentieri in assoluto, mi dà proprio gioia. Non mi dia gioia stare giù a guardare un film o a guardare una serie, però questa proprio è un'altra cosa, è un'altra libidine proprio. Quindi mi prendo questo disegno, lo metto con questo tablet da una parte, prendo una tela che mi sembra, la vedo lì, è un 35-50-40-60, se me la passi mi fai una cortesia, e faccio questo esperimento. Devo anche ringraziare Roberto Recchioni, curatore di Dylan Dog, uno dei più grandi polemisti, però un mio carissimo amico, che mi era venuto a trovare qualche giorno prima e mi aveva detto, ma perché giustamente mi diceva, va bene, quando fai l'illustratore è giusto, il segno è giusto che tu sia, definisca di più, eccetera, eccetera, ma per diventare un artista con la maiuscola, ha detto, ti devi liberare, secondo me, levalo sto segno, levalo, guarda come è fresco, eccetera, eccetera. Allora che ho fatto? Ho preso questo disegno col tablet, l'ho messo da parte, ho preso questa tela che, tra l'altro,
suona benissimo, perché essendo poi batterista ho bisogno anche che abbia il suono giusto, vedi, con i rinforzi dietro. E ho preso la tela bianca, completamente bianca, e dalla tela bianca non ho disegnato niente, nel senso che mi sono tenuto il tablet a sinistra per avere solo esclusivamente l'idea degli ingombri tra spazi vuoti, spazi pieni, il movimento, il tronco, la testa che avrebbe dovuto essere leggermente in rotazione rispetto al tronco. È una scelta stilistica molto importante. È come suonare con le spazzole o suonare con le bacchette di carbonio, nel senso il pennello così ampio non ti dà possibilità di grandi ripensamenti. Eppure, se il pennello è buono agli angoli precisi, riesce comunque a darti la possibilità di andare in dettagli incredibili. E l'ho iniziato a dipingere a masse. C'ho anche altre immagini che poi magari fornirò, dove ci sono proprio masse, che sono solo masse di colore senza chiaroscuri. Poi da quelle masse di colore senza chiaroscuri ho fatto quello che poi faccio regolarmente, fermo restando che però non mi sono proprio sbattuto, mi sono fregato completamente dell'idea di avere un segno di contorno esterno che mi servisse da copertina di Charlie Brown, hai capito? Da qualcosa che mi desse una sicurezza, che invece voglio avere ormai tanto nella mano quanto nella testa, hai capito? Però è un processo abbastanza lungo, abbastanza complesso, non è finito ovviamente il dipinto. Però non sto dicendo che andrò solo in questa direzione qui, sto dicendo che è giusto che a 47 anni, essendo fra virgolette comunque un illustratore, un pittore giovane o anche molto giovane vorrei dire, ci sia ancora la voglia di sperimentare e di provare a fare cose completamente diverse. Nel senso esattamente opposto, nella direzione, in direzione ostinata e contraria rispetto, scusa la citazione, rispetto a questo, vorrei nelle prossime storie a fumetti che disegnerò più lunghe, non come questa che, di cui ora ti parlo, che sono solo 8 pagine e farò completamente dipinta, e non vedo l'ora, è molto divertente. Le storie a fumetti più lunghe che invece disegnerò, vorrei utilizzare l'iPad con un atteggiamento completamente opposto rispetto a questo, cioè nel senso con un approccio opposto, nel senso solo segno e non solo il segno mi deve servire come definizione di forme estremamente geometriche. Ti faccio un esempio: se qui voglio andare nella direzione di Frazzetta, per prendere due esempi inarrivabili e straordinari, nell'altra direzione vorrei andare verso Mignola, e tentando comunque di lasciare nel mezzo me stesso, Simone Bianchi, o quello che ne rimane, insomma. Era tempo di uno stravolgimento della tecnica che hai operato finora, perché sì. Fino ad ora è interessante anche sapere, no, com'è che arrivi all'opera finale. Parti da un disegno iniziale, uno sketch, uno schizzo, sì, che è un'idea generale di massima, mm-hmm, del soggetto, che poi sviluppi nel preliminare, che sì, conduce a un livello di finitura che è prossimo quasi all'opera finale, fino poi appunto all'opera che sarà tradotta in stampa. Anche quest'ultimo passaggio, e soprattutto quest'ultimo passaggio, è estremamente delicato, no? Tu in un'intervista hai detto: avevo voglia di tornare a fare delle opere a colori, mm-hmm, riferendoti all'esperienza di Spider-Man, perché sì, volevo avere sotto controllo l'intero processo dall'inizio alla fine, è compreso, vero, il colore. Ecco, questo mi sembra un punto delicato, no? Purtroppo è molto delicato e purtroppo questo però è indipendente dalla mia volontà, nel senso che il fumetto comunque è un'operazione commerciale e come tale
fa parte di una catena di montaggio, di una catena produttiva proprio, in cui ormai c'è una richiesta tale di albi, di pagine, che rende quasi impossibile che un unico disegnatore possa, o un unico creativo, come ci chiamano gli anglosassoni, possa occuparsi della parte letteraria, della parte del disegno, della parte del colore, o addirittura anche della parte del lettering. Perché questo comporta che inevitabilmente, per un discorso di ottimizzazione dei tempi, ci sarà sempre chi disegna, ci sarà sempre chi inchiostra, ci sarà sempre chi colora. All'anima di... no? Nel senso, perché all'anima degli immortacci suoi? Perché ci sono dei coloristi sicuramente eccezionali, ma ci sono anche dei coloristi che purtroppo veramente riescono a appiattire e a peggiorare quello che te hai disegnato. Ti racconto un aneddoto. A Lucca 2 o 3 anni fa è venuto Frank Miller, che lo vogliamo definire proprio il dottor Manhattan di noi tutti, che cammina blu a 3 metri da terra, fermo restando che invece è una persona di una disponibilità e di una friendly, cioè questa parola, è amichevole proprio, è di una carineria eccezionale con tutti, non solo con colleghi, proprio io ho visto anche quei ragazzi, è veramente è disponibile, è proprio bravo. E allora me lo trovo nel ristorante dove stavamo pranzando, accanto, fra le altre cose, la sua gente parla perfettamente italiano, perché è italiana, e neanche a farlo apposta, regalo al maestro Miller il mio libro, il mio artbook, e caschiamo proprio su questo argomento qui del colore. Per cui gli dico, ovviamente dandogli del lei in inglese, io del lui in inglese, anche in italiano gli avrei dato del voi, allo stesso Milo Manara dopo tutti questi anni non mi riesce a dargli del tu. Quindi lui mi fa, ma sei ridicolo, siamo la mia, no, non è, e lo chiamo maestro, ma dopo tanti anni che ci conosciamo. Comunque, detto questo, io gli dico, guarda Frank, il colore, detto, questi vabbè sono lavori miei, era una raccolta di dipinti. Il problema grosso, come saprei bene, è che quando poi si entra nella produzione, nelle case editrici, le scadenze, deadline, eccetera eccetera, i coloristi, io gli spiegai, per me un colorista, un cattivo colorista è un po' come uno stupro intellettuale, nel senso che io mi sono ucciso, ci ho messo l'anima dentro a quello che stavo disegnando, ho pensato all'inquadratura, ho pensato se quella linea fosse troppo spessa piuttosto che troppo fine, se quel tratteggio ci fosse voluto piuttosto che no, o il nero, quella campitura di nero, e poi arriva questo e lui mi rispose, ma me lo dice a me che me la sono sposata la colorista, perché ai tempi degli anni 80, quindi tutta la grande produzione, diciamo, Dark Knight, Elektra vive ancora, eccetera eccetera, Lynn Varley, la sua colorista, era sua moglie, come per dire, quando me ne sono quando io me ne sono trovata una talmente brava, ho detto, sai che me la sposo proprio. E questo per dirti che d'altronde però fa parte della logica della produzione e del fatto di dover mettere insieme così tante pagine in continuazione. Però non più tardi di 3-4 giorni fa io mi stavo guardando sul computer proprio quelle tavole a cui facevi riferimento di Spider-Man, che a oggi rimangano, a gusto mio ovviamente, e se permettete me lo potrò dire come mi pare, nel senso, ti potrei anche dire quelle che mi fanno più schifo, ma a gusto mio, le tavole interne migliori che io abbia mai disegnato in assoluto. E poi ho visto però anche i file colorati, è veramente, cioè è una violenza, capito? Una violenza emotiva, però una roba. Per quello poi, uscito da quell'esperienza, ho detto, no, voglio dipingere, voglio tornare a fare tutto, però è chiaro che voglio dipingere, voglio tornare a fare tutto,
richiede dei tempi di produzione che non coincidono con i tempi maledetti della... e anche benedetti, perché il fatto che ci sia così tanta richiesta e così tanto bisogno di tavole e di albi eccetera eccetera vuol dire che comunque c'è un pubblico che questi albi le legge, le compra, si appassiona eccetera eccetera. Sto lavorando sulla struttura interna delle tavole, a proposito, perché guardando Sharky prima mi sembrava un ritmo molto appunto di tipo anche cinematografico, cioè ormai la successione canonica del fumetto è un po' disarticolata, o sbaglio? Io non guardo moltissimi film di supereroi, ti dico la verità, perché trovo, ti darò questa bestemmia enorme, io penso che il mezzo in cui soprattutto i supereroi, proprio come idea di mitologia moderna, come idea di inarrivabilità dei personaggi, funzionano meglio è il fumetto, cioè il medium per cui sono con cui sono nati è il medium in cui funzionano meglio. Il cinema li restituisce o li sovraccarica di un realismo che secondo me toglie idea al mito. È come se tu prendessi l'Eneide e l'Odissea e tu ne volessi fare con effetti speciali, ovviamente che oggi hanno raggiunto un livello comunque di straordinario di qualità, una trasposizione cinematografica, ma non sarà mai, non avrai mai la forza che ognuno di noi con la propria esperienza proprio emotiva di esseri umani riusciamo a dare all'Eneide o all'Odissea leggendola senza nessun altro tipo di referenza iconografica, visiva o a quel punto lì anche sonora. Cioè, il troppo stroppia, capisci che ti voglio dire? A proposito di questo, mi interessava sapere anche un altro particolare aspetto della tua attività, a cui arriverò tra un attimo, partendo dal presupposto che quella che viene descritta, no? È stato rilevato da più parti, quella che viene descritta nel fumetto supereroico è una società composita, no? È multiculturale, politeista, multietnica, passiamo da Black Panther appunto a Superman, sì, a Hercules. Forzatamente politicamente corretta la definirei. Però l'aspetto in particolare che mi colpisce è che c'è questo processo folclorico accelerato per cui questi personaggi passano anche attraverso la forza inventiva sia a livello grafico che di storia di tanti autori diversi nel corso anche di pochissimi anni, no? Tu ti sei ritrovato in questo vortice a dover ridefinire i costumi di alcuni personaggi canonici del fumetto quando hai dovuto lavorare a Astonishing X-Men, no? Com'è che ti sei posto? Allora, è molto importante quello che dici e il fatto è questo, è che l'idea finale, non finale, l'idea di quel momento del personaggio, l'idea, ti faccio un esempio, l'idea del Batman di Chris Nolan degli anni zero non è più quella di Bob Kane ovviamente, ma è la somma, è l'idea di Neil Adams, di Bill Sienkiewicz, di Miller, di tutti i più, ma anche mia, nel mio piccolissimo, piuttosto che ne so, di Jim Lee, di qualsiasi altro disegnatore, ognuno dei quali ha dato una propria visione, una propria interpretazione del personaggio, quindi è una somma. Quindi anche da un punto di vista, qui è buffissima questa cosa qui, anche proprio da un punto di vista, ne parlavo con Recchioni di questa cosa qui, perché anche Dylan Dog non è più Dylan Dog che era, è la somma di tutti loro che ci hanno lavorato in questi anni. Allora, di chi lo detiene il personaggio? Non lo detiene poi solo Sclavi o solo Bob Kane, lo detiene il gruppo di artisti che ci ha lavorato, capisci che ti voglio dire? E è molto complessa, anche proprio da un punto di vista legislativo è completamente impossibile definire questa cosa.
Fermo restando che è giusto e è sano che noi, ognuno di noi, Alex Roschi, come fai a non dare una paternità alla visione odierna, anche statunitense, del supereroe ad Alex? Alex è quello che ha definito i supereroi e la mitologia dei supereroi attraverso un'operazione che però era proprio, no, che però, che è solo e esclusivamente un'operazione artistica, cioè è proprio un'operazione è arte, è meta fumettista, hai capito? Va oltre tutto il lavoro che ci fa dietro di compostaggio delle costumi, eccetera, eccetera, e va bene. E detto questo, io nel mio piccolo, non può anche poi neanche così troppo piccolo, perché poi un compito delicato. Ho avuto questo compito molto delicato, te mi dici come l'hai affrontato e io ti rispondo con grande inconsapevolezza, nel senso che non mi sarei mai aspettato quanto i ragazzi e i fan sono attaccati a questi personaggi, quindi sono stato attaccato in modi assurdi e comunque insomma gli haters sono, ovviamente ne parlavo con Recchioni, sono un grande senso di successo, cioè più ce n'hai e meglio è. Però mi hanno massacrato. Uno scrisse: Bianchi sicuramente è così ignorante che probabilmente vive in una di quelle isolette, non so a quale isoletta si riferisse, di quelle sperse in Italia dove non c'hanno contatti con la civiltà, per dirti proprio. E quindi io l'ho affrontato a cuor leggero, nel senso tentando di fare come sempre il lavoro migliore che potessi fare, però non pensando che andava a toccare la sensibilità di questi devastati assoluti che invece a loro volta magari stavano in Arkansas, in un buco di un bar, di una fattoria. Però devo dirti che sono stati costumi che hanno usato per il periodo più lungo negli ultimi 20 anni, 6 o 7 anni a fila, prendendomi anche diverse bestemmie, non solo dai fan ma anche dai miei colleghi che mi dicono: Simone, che palle, ma sono complessissimi, tutte le volte che c'è da disegnare e questo e quest'altro, potevi fare un po' più semplice. E io comunque me ne fregavo, perché tanto ormai il lavoro l'avevo fatto e poi avevo smesso di disegnarli, ero passato ad altre cose, li avevo lasciati loro completamente nell'etame della difficoltà di disegnare quei costumi. Un passaggio obbligato è quello dell'incarico ricevuto dalla Upper Deck Company per elaborare i 135 Marvel Masterpieces, sì. No? Qual è la domanda? E tu sei stato il primo europeo a essere incaricato. Sì. Quindi mi devo mettere anche in una cosa, perché spesso la cosa che mi sta sulle palle da morire è che tutti quando fanno interviste hanno queste pose un po' così, quando ti dico: come quanto sono figo, che io invece tento di evitare con pose più scimmiesche possibile, perché mi sta proprio sul cazzo. Ma questo tutto lo fanno, anche i grandissimi scrittori, sento un po' così, come quelli che su Facebook fanno una foto così, vabbè, chiusa la parentesi, no? Allora, la domanda era sulla Upper Deck, sui 135, come l'ho affrontata, anche lì con grande inconsapevolezza, nel senso che io non sapevo se poi sarei stato in grado, con la maledetta scadenza finale, di fare 135 dipinti, però penso abbastanza furbamente più che intelligentemente, ho iniziato a disegnare i primi in formato più piccolo e ho detto: fammi vedere se intanto con un formato più piccolo riesco a farne, che ne so, anche uno al giorno, uno ogni 2 giorni, di modo che so per certo, cioè mi rilasso e dopo so che posso. Poi invece mi sono reso conto che andavo molto più veloce, che mi stavo divertendo talmente tanto a dipingerli, che sono passato a una misura che è una via di mezzo, che è anche quella che in mostra avrete in maggior numero, che ora non mi ricordo precisamente la misura, ma insomma è tipo 11x17 in pollice, 11x16 leggermente più bassi, finché addirittura all'ultimo, rendendomi conto che ero proprio invece perfettamente nei tempi con
con le scadenze ho deciso che alcuni, alcuni vuol dire 9 o 10, ho fatti in misura molto più grande, tipo Wolverine e Ciclope che abbiamo qui dietro noi. E ovviamente insomma con grande libidine rispetto al dover lavorare in un formato, quello iniziale piccolino, che era veramente molto piccolino. Dico l'ultima cosa, che diciamo uno degli aspetti più divertenti, più libidinosi dell'intero progetto è stato la libertà, nel senso un personaggio per ogni carta, quindi giochi molto proprio con elementi basilari che sono fondamentalmente la composizione e il movimento dei personaggi e poi il colore. Queste tre cose qui, cioè poche cose che però ti dà, pochi elementi che ti aprono comunque uno spettro di possibilità pressoché infinito. Hai insegnato anche alla Scuola Internazionale di Comics. L'ho fatto. E anche a Carrara, no? All'Accademia di Belle Arti. All'Accademia di Belle Arti a Carrara. Ecco, se so che è impossibile, però se tu dovessi enucleare in pochi concetti chiave delle raccomandazioni per un giovane illustratore che si affaccia ora alla ribalta, cosa suggeriresti? Guarda, non c'è un consiglio o un migliore o una dritta migliore del imparare la disciplina, cioè nel senso stare giù con le chiappe seduti al tavolo da lavoro. Non c'è un'altra scorciatoia, non ci sono scorciatoie. Poi, questo è chiaro, guardare... studiare il lavoro di tutti gli altri che sono venuti prima di te, che sicuramente sono tutti più bravi di te, tenere viva la curiosità in tutto quello che ti circonda, eccetera, eccetera. E poi la parte tecnica, ovviamente, oggi anche a livello digitale, riuscire a integrare in modo coerente, anche intelligente, quello che puoi fare a livello digitale con quello che devi fare a livello tradizionale è un passaggio fondamentale, no? Proprio capire bene a livello, rendere congruo questo work in progress dal digitale al colore che ti sporca le mani è importante. E poi ovviamente lo studio dell'anatomia applicata alla prospettiva, la parte tecnica è veramente infinita, la composizione, comporre, mettere insieme è un altro elemento. Spesso, ce lo insegnano Mignola, i grandi grafici, Breccia, Frank Miller, che poi l'ha preso da Breccia, risolvere un'intera illustrazione, un'intera pagina significa solo esclusivamente essere stati in grado di mettere insieme in modo elegante, coerente, equilibrato quello che ci dovevi mettere e quello che non ci dovevi mettere dentro a quella pagina lì. Chiudo con questo aneddoto: io e Gipi facciamo lezione contemporaneamente alla mia classe, alla sua classe. Io dico ai miei allievi, Gianni ha 10 anni più di me e le avrà sempre, spero bene, almeno quello, e però anche una maturità artistica già allora, insomma, più compiuta. Io spiego, allora mi raccomando, prendete, come d'altronde disegna ancora, no? Prendete le proporzioni, le distanze, eccetera, eccetera. E quando io ho finito la mia discussione, entra Gianni e fa: va bene, allora quello che ha detto Simone, scordatevi tutto. Disse: invece voi dovete disegnare soltanto, non staccando mai la matita dal foglio. Allora, in realtà non era sbagliato né uno né l'altro metodo. Gianni, JP, sbagliava pensando che avessimo a che fare con 60 geni, nel senso che il metodo che lui insegnava, che è quello che poi spesso uso anch'io, proprio questa gestualità, no, continua sul foglio, la matita che non stacca mai sul foglio, va benissimo, funziona, ma funziona se hai un talento grosso così e anche tanti anni di esperienza. Per imparare a disegnare bisogna invece passare da una fase un pochino più geometrica, un pochino più analitica proprio, poi quella libertà lì viene fuori dopo.
facendo una chiosa, cioè, quali sono i consigli? Disegnate, cioè non c'è un e dipingete, non c'è, disegnate, dipingete, leggete e guardate tantissimo, soprattutto guardate, perché guardare ogni volta che osservi, ma anche una cosa su Instagram, qualsiasi cazzata, Facebook, qualsiasi social, e osservi e ogni volta che ti fai una domanda mentre guardi un'immagine, stai imparando qualcosa. Abbiamo finito? Grazie. Grazie.